Ciao, sono Piero De Mola, un consulente immobiliare. Hai deciso di vendere casa? Conosci tutti i passaggi necessari? Oggi, con questo primo video, comincerò a darti delle informazioni importanti. Partiamo con l'accettazione tacita di eredità. Ne hai mai sentito parlare? Ogni volta che prendo un incarico di vendita di una casa avuta in eredità, chiedo sempre agli eredi se hanno provveduto all'accettazione tacita di eredità. E sai che cosa mi rispondono? Certo, abbiamo presentato la denuncia di successione, ma non è la stessa cosa. Si crede erroneamente che presentando la dichiarazione di successione in automatico si diventa proprietari dei beni ereditati. In realtà la dichiarazione di successione è per l'appunto una dichiarazione che non implica che voglio ereditare quei beni. Sto semplicemente comunicando di essere un erede legittimo. Ma accettare l'eredità è un altro paio di maniche. Infatti, la legge dice che l'erede ha 10 anni di tempo per accettare, rifiutare o accettare con beneficio diventario, nel caso di minore, l'eredità. E perché si chiama accettazione tacita? Perché nel momento in cui l'erede decide di utilizzare o vendere il bene ereditato, significa che implicitamente l'ha accettata. E come si formalizza l'accettazione tacita? Semplice. Il giorno che farai l'atto di vendita del bene che hai ereditato, lo stesso notaio provvederà a trascriverne l'accettazione in conservatoria, previa consegna del certificato di morte, e il costo sarà a tuo carico. Ma devo pagare ogni volta che vendo le case ereditate? No, la fai una volta sola e varrà per tutti i beni ereditati da quella persona. L'importante è che si trovino nello stesso territorio dove opera la conservatoria. Altrimenti ti toccherà pagare ulteriormente. Esempio, hai ereditato dallo zio 4 case, 2 a Polignano e 2 a Milano. Ebbene, pagherai l'accettazione 2 volte, per le case di Polignano e per quelle di Milano. Ah, esiste anche l'accettazione espressa. Si va da notaio o in tribunale e si dichiara di accettare l'eredità. Ti sono stato utile? Hai domande? Metti un like al video e iscriviti al mio canale YouTube. Così potrai seguirmi ed avere altre preziose pillole immobiliari. Ciao!